Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Buongiorno, sono Mattia e sono un operatore di Caritas. Nel Vangelo di oggi si parte da un viaggio. Siamo invitati da Maria a partire, a metterci in cammino senza paura. Maria non resta ferma, non resta soltanto nell'intimità della sua fede, ma proprio perché ha in sé Gesù, ha la forza di intraprendere un viaggio. Ed è proprio questo andare che dona forza anche al nostro operato. Ci consegna la speranza di fare scelte coraggiose in un tempo così ricco di criticità, dove la povertà sembra una crepa incolmabile e dove ci sembrerebbe più comodo lasciar correre, accontentandoci di piccoli gesti, senza però essere mossi da un desiderio più grande di bene. Nell'esperienza di fede non possiamo accontentarci di una spiritualità intimistica, di un rapporto con Cristo unico senza passare per il viaggio, senza mettere in moto e sperimentare quell'amore che è carità. La carità è cammino verso l'altro, un percorso ricco di ostacoli, di giornate lunghe in cui ci sembra di non fare abbastanza. Ma senza quell'andare la nostra fede resta ferma e non è pienezza vera. Ed infatti nel Vangelo è Maria che va verso Elisabetta, è Maria, portatrice di Gesù, che va ad incontrare, non attende l'incontro. Va dalla cugina, che si trova in una condizione di maggiore difficoltà e anzianità. Va per accudire e per sostenere. Siamo chiamati nella carità ad andare verso chi è più fragile, senza l'ansia del viaggio, senza la paura del tempo necessario, senza ansia del fallimento, ma con consapevolezza che Lui è con noi e guida il nostro operato. Proseguendo nel Vangelo, è proprio in quell'incontro che il bambino nel grembo di Elisabetta sussulta di gioia, nell'incontro con il Signore, nell'incontro con l'altro. La fede smuove, è la sensazione di qualcosa che si muove dentro, è in un urlo, in una danza, in un animare e un dare anima. È nell'incontro con l'altro che possiamo sempre mantenere viva questa gioia. La trasmettiamo, la facciamo crescere, non la sommiamo, ma la moltiplichiamo. E ancora di più nell'incontro con chi soffre, nell'incontro con chi ci mette in discussione, possiamo dare concretezza alla nostra fede. Possiamo incontrare e riconoscere Gesù. E questo incontro non lascia indifferenti. Fa sussultare e porta con sé una gioia di vivere nonostante le fatiche, nonostante le paure. Una gioia che è davvero dilagante ed è riconoscimento del dono che il Signore ci fa e che diventa donarsi a nostra volta.